passare la parola a dottor Martino. E ancora grazie. Farò una relazione nella produzione. Io devo invece ringraziare la Presidente Lucia perché ho chiesto di poter fare, io non sono ancora ufficialmente insediato in questo ruolo in cui dirò le parole, ma avevo chiesto che la mia prima uscita pubblica fosse, diciamo, nel mio liceo, perché ritenevo fosse un passaggio, un percorso importante. Devo dire la verità, io ho fatto metà dei miei studi in questa sede e poi l'altra metà, non mi ricordo per quali ragioni, nell'attuale Giovanni XXIII in via Palermo, ma mi sono trovato lì. Ma il contrario, la ricordo lì, non so, ma in lui, è stato il contrario. E non posso dimenticare una cosa che non dimenticherò, ma a parte i miei, diciamo, professori, che poi considero maestri di vita, io considero l'esperienza, dicevo, la più importante esperienza di formazione della mia vita, prima ancora della scuola elementare, dell'università, è stata un'esperienza particolarmente interessante. Però non posso non ricordare in questa sede alcune persone che, per esempio, se io sono arrivato in questo ruolo, se ho fatto le cose che hanno preso del giusto ufficio, presidente, che è cambiato tutto anche lì. No, no, presidente, va bene, ok, va bene, non sarei arrivato dove sono arrivato. Le ricordo Satari Bone, piuttosto che Felice Tarantino, piuttosto che Albino Di Abella e Pina Mazzini e Grazia Calvi e il preside Montaguri, il preside Russo, insomma, hanno fatto parte integrante della mia vita qui dentro, gli studi e fuori da questo istituto, da questo liceo. Ma perché io sostengo da tempo che di cultura si può mangiare? Soggiorno, il nostro territorio, la nostra terra, il coraggio, pure possono campare di tutti i tipi di cultura. Bisogna rendere però attrattivo il patrimonio di cui siamo portatori, custodi. Ringrazio, diamo tutto il meglio per la vostra vita, per il vostro percorso di studi, per la vostra carriera professionale, per la vostra vita. E vorrei rinnovare il ringraziamento alla Presidente Lucia di cuore, non di circostanza, davvero ci tenevo particolarmente. Auguro un Natale fantastico nel 2016, riporti tutti l'esaudimento di tutti i desideri migliori del cuore e nella testa sua. Grazie. Aldo Ruggero Alitalia. Thank you.
vicepresidente per dire che stava occupando la scuola. No, c'è da dire che una volta scoprì che avevo fatto la sua imitazione, tornò a casa e mia madre disse: Angela, stiamo crescendo una serpa in casa. Yeah.
cantano bene e dimentica di quelle che non lo fanno. E credi che tutto accade per una ragione. Se arriva un'occasione, coglila. Se essa ti cambia la vita, lasciala fare. Nessuno ha detto che sarebbe stato facile, hanno solo promesso che ne sarebbe valsa la pena.